Anche quest'anno ci sarà, seppure in versione prevalentemente digital, la settimana della cucina italiana del mondo e sarà dal 23 al 29 novembre. Per sostenere, come facciamo da anni, fin dalla prima edizione, questa è la quinta edizione, per sostenere questa grande iniziativa a sostegno della cultura enogastronomica italiana, il 19 di novembre, dalle ore 10, ci sarà una diretta streaming in cui parleremo di agropirateria, no fake food, lotta alla contraffazione alimentare e quindi con l'obiettivo di ricordare a tutti che l'Italia è il paese più copiato e taroccato al mondo perché molti mettono nomi italiani su prodotti che non hanno niente di italiano. Noi vogliamo difendere il nostro settore agroalimentare, l'artigianato agroalimentare. Tutti coloro che in Italia fanno questo. Io, da ministro dell'agricoltura nel 2000, addirittura inventai il nome agropirateria per contrastare tutti questi che derubavano i nostri produttori e il nostro paese di una tradizione che invece ha una qualità assoluta. Ecco perché il 19 vi chiediamo di venire a una diretta streaming dove parleremo di questi temi con personalità autorevoli. Ci sarà la ministra delle politiche agricole. Ma ci saranno anche il presidente della Coldiretti, ci sarà il comandante dei carabinieri forestali che fanno queste azioni e tante altre realtà che si occupano di lotta alla contraffazione, per esempio la Guardia di Finanza che ha gli addetti, gli ufficiali addetti nelle ambasciate, in molte ambasciate nel mondo che si occupano di lotta alla contraffazione. E ancora il direttore dell'Agenzia delle Dogane che si è particolarmente impegnata nella lotta e nel contrasto quindi ai prodotti taroccati che arrivano perfino in Italia. E non potevo non invitare anche Jim Miglione, inviato di Striscia Notizia, che è stato sostenitore di questa campagna No Fake Food fin dall'inizio, ma che ha fatto molti servizi contro i prodotti taroccati. Quindi vi chiediamo di annotarvi questa data, 19 novembre, dalle ore 10, in diretta streaming su varie piattaforme. Noi parleremo di lotta all'agropirateria e difesa del vero Made in Italy, in attesa della quinta settimana della cucina italiana nel mondo che noi quest'anno dedicheremo proprio alla lotta all'agropirateria. Intanto volevo ringraziare Alfonso Pecoraro Scanio. Dunque, il 19 di novembre ci sarà una diretta streaming sulla pagina di Fondazione Univerde. Si parlerà di cibo tarocco, come potete vedere, no fake food. Noi di Striscia sono anni che ce ne stiamo occupando, vi voglio dare dei numeri. Tenete presente che il valore del prodotto alimentare tarocco nel mondo vale all'incirca 60 miliardi di euro, soldi che potrebbero entrare nelle tasche dei nostri produttori. Quindi mi raccomando, il 19 di novembre, sono testimonial di questa campagna. Attenzione, guardate bene, Fondazione Univerde, collegatevi. Ciao!